Ciao e benvenuto in questo nuovo video dove ti spiegherò come aumentare la visibilità su Google. Il primo modo per ottenere più traffico su Google è quello di ottimizzare i tuoi contenuti. Io per ottimizzare i miei contenuti utilizzo un plugin, vado nella sezione plugin, clicco aggiungi nuovo, scrivo Yoast SEO. È un plugin completamente gratuito ma è molto utile per ottimizzare la SEO del tuo sito web. Clicca il pulsante installa e poi attiva. In questo momento è uscito un aggiornamento, quindi dovrei aggiornarlo. Apro un articolo di esempio, come velocizzare backend di WordPress. Scorrendo in basso trovo la sezione dedicata al plugin. Ti consiglio di inserire la keyword per cui vuoi posizionarti sia nel titolo, nell'URL e nella bella descrizione. In questo modo riuscirai a far capire a Google di cosa stai parlando. Ad esempio, in questo caso la keyword è come velocizzare backend di WordPress. Inoltre, Yoast ti dà anche dei consigli su come puoi migliorare il tuo articolo. Inoltre, fa anche dei complimenti, come ad esempio la frase chiave è stata trovata 13 volte. Il secondo consiglio è quello di velocizzare il tuo sito web. Il tempo di caricamento è considerato da Google e dai vari motori di ricerca come un fattore SEO. Io per monitorare quanto tempo si carica il mio sito utilizzo Gtmetrix, inserisco il dominio che voglio analizzare, in questo caso micelweb.it, e come puoi vedere si carica in meno di un secondo e ha un punteggio complessivo di A+. Come puoi vedere invece il tempo di caricamento completo è di 1,7 secondi, che è ottimo, cerca di stare sempre sotto ai 2-3 secondi, più è veloce meglio è perché riuscirai a ottenere più traffico. Gtmetrix dà anche qualche consiglio su come velocizzare il tuo sito, una funzione molto interessante è questa, ti mostra quali elementi ci impiegano di più a caricarsi e puoi ottimizzarli, in questo caso la home page, ma è molto normale essendo che la home page è quella che contiene più elementi. Il primo metro per velocizzare il tuo sito web è quello di scegliere un hosting ad alte prestazioni, come ad esempio SiteGround. Trovi il link in descrizione per dare un'occhiata. Ti consiglio di partire col piano base startup da 3,99 € al mese. Va bene per un sito web, è a disposizione 10 giga di spazio, è adatto per 10.000 visite al mese, ha il certificato SSL e la cache pronta all'uso. Io questo hosting lo utilizzo su tutti i miei siti web, tra cui anche amicelweb.it. Il secondo consiglio per velocizzare il tuo sito è quello di scegliere un tema ottimizzato e leggero, come ad esempio Schema. Anche questo lo utilizzo su amicelweb.it, ha un costo di soli $39 per siti web illimitati, ciò significa che una volta che l'hai scaricato puoi installarlo su tutti i tuoi siti. Questi sono i vari test che hanno effettuato e come puoi vedere è molto ottimizzato. Ad esempio se vado a vedere amicelweb.it, clicco, è molto veloce. Questo è il design. Il terzo consiglio è quello di ottimizzare i link interni e ottenere dei backlink che puntano verso il tuo sito. In questo modo riuscirai a migliorare il posizionamento e l'indicizzazione, essendo che sono considerati entrambi come dei fattori SEO. Per quanto riguarda i link interni, questo è un articolo che ho realizzato. Nella parte destra c'è il widget degli articoli recenti, invece scorrendo più in basso trovi il widget degli articoli simili. Questi sono articoli che potrebbero interessare veramente all'utente. Scorrendo più in basso inserisco sempre dei link in formato testo. Mi raccomando, quando li inserisci, clicca sempre il pulsante Apri nuova scheda, in modo da aumentare il tempo di sessione media degli utenti e ridurre la frequenza di rimbalzo. Un metodo che utilizzo personalmente per ottenere backlink gratis è quello di dare valore nei forum, come ad esempio Quora. Inserisco una keyword per cui ho realizzato un articolo, migliore computer. Queste sono tutte domande che fanno agli utenti, posso rispondergli dandogli del valore e dopo linko a un articolo. Il quarto consiglio è quello di utilizzare le breadcrumb o anche chiamate briciole di pane che tengono traccia del percorso degli utenti. Io per inserirli all'interno del mio sito utilizzo il plugin Yoast SEO, anche questo è completamente gratuito, ti basta installarlo e attivarlo. Una volta installato clicca su SEO nella parte sinistra, aspetto della ricerca, breadcrumb. Queste sono le breadcrumb, puoi inserire il separatore, in questo caso ho inserito una freccettina. Test dell'intro ho messo home e tutte le altre impostazioni ti consiglio di lasciarle di default.
Apro un articolo di esempio, questi sono i breadcrumb. Home, tutorial e nome dell'articolo. Il quinto consiglio è quello di utilizzare uno strumento di analisi di link rotti. Io personalmente utilizzo Broken Link Check, inserisco il dominio che voglio analizzare, inserisco il codice di sicurezza e faccio Find Broken Link Now. Aspetto che si carica. Nel mio caso ha trovato solo un errore 404, in caso ne trovi di più devi risolverli perché ti aiutano a migliorare il posizionamento ma anche a aumentare il traffico. Inoltre rovinano l'esperienza degli utenti perché i tuoi utenti stanno leggendo un tuo articolo, dopo cliccano un link e gli appare un errore 404 e questo non va bene. Il sesto consiglio è quello di ottimizzare le immagini del tuo sito web. Una volta che hai scaricato le immagini da inserire all'interno dei tuoi articoli, in questo caso sto utilizzando Pixabay, che è un sito dove trovi immagini senza copyright, vado su iloveimage.com, seleziono l'immagine che ho scaricato, faccio apri, pesa più di 100 KB, puoi scegliere se ridimensionarla in base ai pixel, ad esempio 1250, o in percentuale 25, 50, 100. Facciamo in percentuale, scarico l'immagine, perfetto, vado nella sezione comprimi immagine, seleziono l'ultima immagine che ho scaricato, pesa circa 58 KB, faccio apri, comprimi immagine, perfetto, abbiamo risparmiato già il 43%, adesso pesa 32 KB, vado sul sito compressjpeg.com, seleziono l'immagine quella più leggera, 33 KB. Perfetto, la carico. Adesso riduco la qualità. Stai tranquillo che anche se la riduci non si nota troppo. Mettiamo un pochino più basso, 55. 55 pesa 20 KB e la differenza non si nota nemmeno. Puoi utilizzare 55, puoi scendere ancora, come ad esempio 43. Faccio play, faccio scarica. Perfetto. Come puoi vedere, questa è l'immagine e pesa solo 16 KB. Da 103 siamo passati a 17 circa. Ottimo. In questo modo riesci a velocizzare il tuo sito. L'ultimo consiglio per aumentare la visibilità su Google è quello di inserire dei video all'interno dei tuoi articoli. Ad esempio, cercando migliori cuffie Bluetooth su Google, apro un articolo a caso che si trova in questa posizione. Migliori cuffie Bluetooth. Scorriamo in basso. Ci sono le varie cuffie e per ogni cuffia inserisce un video. In questo modo, oltre a offrire una migliore esperienza ai tuoi utenti, riesci anche ad aumentare il tempo di sessione media perché alcuni guarderanno il video di YouTube e quindi rimarranno sul tuo sito a guardarlo. Oltre a inserirli all'interno del tuo sito, puoi anche proprio realizzarli tu questi video. In questo modo riuscirai ancora di più a ottenere più traffico verso il tuo sito. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, ti ringrazio per la visione, se ti è piaciuto lascia un mi piace ed iscriviti al canale, trovi i link dei vari strumenti nella descrizione. Grazie e al prossimo video! Yeah.